Noi siamo molto soddisfatti della partita e della prestazione che hanno fatto i nostri ragazzi, perché giocare contro una regina così tosta, così già preparata per questo campionato, con i tanti innesti di grandissima qualità che ha fatto e soprattutto venendo dalla vittoria di un campionato, capisce lei che è difficile alla prima subito incontrare una squadra così già, diciamo, avanti. Per quanto riguarda la domanda del centrocampo, noi avevamo visto che i nostri centrocampisti ancora tenevano e noi sappiamo, ci prepariamo che quando la partita un pochettino si allunga, noi comunque a livello di volume andiamo lì a tenere botta. L'ultima domanda che mi ha fatto adesso un attimo su Gondo. Gondo perché? Perché Milan comunque ci dava una soluzione e ci dava un equilibrio, ok? Noi volendo giocare molto in verticale e cercando di liberare più tutino, come poi si è verificato in un paio di situazioni, avevamo bisogno di un giocatore che riuscisse a liberare delle giocate profonde e questo Milan sappiamo tutti che non è uguale in questa squadra. Poi è chiaro che nei minuti finali, dopo aver conseguito il pareggio, ci stava pure di dare freschezza alla squadra alla ripartenza, anche perché lo stesso Gondo sulla fisicità è un giocatore importante. Partendo forte in quel modo in cui eravamo partiti, sapevamo che dopo una venticinquina di minuti, l'avversario con le grandi qualità sia fisiche che tecniche e anche di esperienza, perché non sta a me qui a nominare i giocatori che annovera la regina. Quindi è chiaro che quando viene meno un po' di ritmo, la qualità e l'esperienza viene fuori. Credo che fine primo tempo e inizio secondo tempo si era chiuso un po' in questa cosa qui. Per quanto riguarda la questione di essere soddisfatti, siamo, come ho detto prima, siamo soddisfatti della prestazione perché, ripeto, giocavamo contro una squadra forte e sia nel primo tempo che nel secondo tempo, soprattutto alla fine, per come vogliamo fare calcio noi, le situazioni le avevamo create. Per quanto riguarda la questione Lombardi, nel momento in cui avevamo pensato, la partita ci è subito ritornata alla pari e quindi nei minuti finali abbiamo preferito non rischiare perché avevamo ritrovato un equilibrio, perché la freschezza in avanti ce la dava Gondo e Tutino ancora ne aveva e soprattutto bisogna dare minutaggio a questo ragazzo perché ci interessa dargli minuti nelle gambe.